amici di YouTube, benvenuti sul mio canale. Io sono Samuela Giove, questo è il mio canale. Benvenuto a te che sei nuovo iscritto, benvenuto a te che sei un vecchio iscritto. Oggi una ricetta molto particolare, ricetta speedy, quindi veloce. Prima però, come sempre, accogliamo lei, la seconda star del programma. 3, 2, 1, sigla! Molto veloce, appunto per la nostra rubrica Speedy, ma che sono certa vi ritornerà molto utile. Oggi avrò il piacere di condividere una serata con dei nostri amici. Saremo arrivo al mare e volevo condividere con loro un dolce, però ovviamente arrivo al mare non è che si può portare piattini, tovaglioli e quant'altro, forchettine e quant'altro, per cui condivido con voi una ricetta davvero molto facile da preparare e in un lampo è pronta, ma di una praticità davvero ottimale. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono per preparare le mini cheesecake. Scendiamo giù. Allora, per prima cosa, cominciamo da per la base. Abbiamo bisogno di 200 g di biscotti secchi. Ragazzi, io già ho preparato la base per portarmi avanti. 200 g di biscotti secchi con 120 g di burro fuso. Sapete benissimo, l'avrete visto tutti i miei video nelle preparazioni delle cheesecake, quindi si sminuzzano i 200 g di biscotti, si aggiunge il burro fuso e come fosse una cheesecake grande, riempite però dei mini birottini e fate in modo di creare appunto le basi, queste hanno già riposato in frigorifero per 10 minuti, che comporranno poi le nostre mini cheesecake. Avremo poi bisogno di... Io le mie cheesecake le farò al gusto ananas, per cui avremo bisogno di dell'ananas a tocchettini, indicativamente è una confezione, io l'ho già tagliata ma la trovate benissimo scubettata già, in modo tale che vi portate avanti col lavoro, il succo dell'ananas dove poi andremo a sciogliere la gelatina in fogli, poi avremo bisogno di 250 g di yogurt alla vaniglia, in alternativa potete omettere lo yogurt alla vaniglia e mettere quello bianco, ma aromatizzare però la panna con la vaniglia. Io ho voluto fare l'utile al dilettevole, pertanto ho comprato dello yogurt alla vaniglia, li trovate facilmente in commercio, e poi li andremo a utilizzare senza aggiungere vaniglia appunto alla panna. Poi avremo bisogno di 4 fogli di gelatina affinché la crema sia compatta. Ragazzi, io sostanzialmente non ne metto mai, però le temperature sono estremamente, ma estremamente calde, per cui quel tocco in più serve. Quindi mi raccomando, idratatela nell'acqua, fate in modo che si ridrati e poi sarà pronta per l'utilizzo. E della panna, 250 grammi, una confezione di panna vegetale che è in frigo appunto a diventare bella fredda. Vediamo insieme come procedere. Allora, la nostra panna con lo yogurt ha montato, come ben potete vedere, quindi ho appena spento la nostra planetaria. Quindi potete aggiungere direttamente panna e yogurt insieme, sono due masse grasse, pertanto montano nella stessa maniera e non c'è assolutamente bisogno di fare prima uno e poi l'altro. Allora, perfetto, a questo punto la nostra farcia si può dire che è quasi pronta. Adesso, ragazzi, dell'ananas che avevamo precedentemente preparato, ne useremo una parte e la metteremo nella nostra farcia. Allora, questi sono i tocchettoni più o meno, diciamo, grandi, per cui la potete tagliare ancora più piccola oppure lasciarla così. Nel mio caso, siccome andrò a mettere anche dell'ananas decorativa con l'altra, qui facciamo metà, la inseriamo nella nostra farcia, magari rendendola un po' più piccola, e metà la useremo come decorazione. Con l'ausilio delle forbici, perché l'ananas è un po' più difficile tagliare col coltello, tagliate tocchettini
del frutto che più preferite. Vi ricordo che io sto utilizzando l'ananas in quanto attribuisco a questo frutto l'estate, e poi perché è un frutto amato da tutti. Ma voi potete tranquillamente decidere di cambiare questo frutto col frutto che più vi piace. Pensate, per esempio, che goduria potrebbe essere l'alternativa della pesca. Potete utilizzare o frutta sciroppata come sto facendo io, oppure utilizzare quella fresca. Perché no, anche alle albicocche, alle more, un accostamento davvero delizioso. Insomma, spazio alla fantasia, ma soprattutto spazio ai gusti personali, dei vostri ospiti anche, perché come in questo caso questi dolci saranno destinati ai nostri amici, per cui procedete così, col quantitativo di ananas o in questo caso di frutta, come in questo caso di ananas, ma della frutta che volete voi, vi renderete conto voi. Ricordate sempre che in tutto ciò che si mette poi si ritrova al momento dell'assaggio, quindi della degustazione del nostro piatto. Per cui non siate mai parsimoniosi per quanto riguarda i prodotti e come dire. Gli ingredienti che utilizzate per i vostri dolci, ma per le vostre preparazioni in generale, perché poi la qualità e la sostanza si apprezza tutta. Allora, io ho terminato, più o meno credo che sia il quantitativo che voglio. Amalgamo. Perfetto. Questa è la consistenza che più o meno deve avere. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere il succo d'ananas, in questo caso con la gelatina che ho già preventivamente fatto sciogliere. Quindi ho messo sul fuoco il succo d'ananas, strizzato bene i fogli di gelatina che, come vi dicevo all'inizio del video, ho lasciato idratare e facendolo sciogliere in questo liquido è pronto il nostro composto. Fatelo leggermente intiepidire e poi buttate tutto nella panna. Mescolate e poi passiamo al passaggio successivo. Il composto è pronto, risulterà abbastanza cremoso, pertanto noi ci aiutiamo con un mestolo e riempiamo tutti quanti i nostri pirottini in questo modo. Perfetto. Continuate così fino a riempire tutte quante le vostre mini cheesecake. Una volta fatto ciò, andremo a decorarle e poi porteremo tutte le nostre mini cheesecake nel freezer se vi servono, diciamo, nelle prossime 2 o 3 ore. E se invece volete vi serviranno per il giorno dopo, quindi potete prepararle la sera prima per il giorno dopo, potete tranquillamente lasciarle nel frigo. Ci vediamo dopo per il passaggio successivo. E men che non si dica, il nostro dolce è quasi pronto, adesso manca solo il tempo del riposo. Vi ricordo che se le fate la sera prima per il giorno dopo ancora meglio. Se invece vi servono, magari la sera le preparate la mattina e il pomeriggio, basta metterle in freezer. E niente, siamo arrivati alla parte conclusiva, cioè quella della decorazione del nostro dolce. Allora, io vi volevo anche far vedere un altro particolare. Se qualcuno di voi non dovesse avere la teglia da muffin, che è ideale per questo, è la cosa più ideale, ma vuole comunque cimentarsi, comunque si trova davanti a una situazione nella quale queste mini cheesecake fanno il caso proprio, vi dovete semplicemente organizzare come ho fatto io. Nel senso che prendete un contenitore che tenga vo le vostre mini cheesecake abbastanza vicine e regolarvi in questa maniera, metterne vicino uno all'altro quasi attaccate e tranquillamente il prodotto non sarà perfetto rotondo come la teglia dei muffin fa, ma comunque in qualche maniera è comunque sempre un ottimo prodotto con una forma diciamo non proprio perfetta. E adesso andiamo alla decorazione. Qui sbizzarritevi come meglio credete, ragazzi. Io utilizzo sempre dei pezzettini d'ananas, perché poi vedrete alla fine ho utilizzato anche i pirottini gialli che richiamano appunto questo frutto e andate a posizionarli semplicemente sulla vostra mini cheesecake in questo modo. Ovviamente poi potete decidere di fare come meglio credete, potete anche decidere per esempio di fare una dadolata e poi di riempire tutta la circonferenza, la superficie delle vostre mini cheesecake con la frutta, creare un topping, perché no? Un topping alla frutta che comunque richiami magari il colore giallo, in questo caso dell'ananas. Spazio, come vi dico sempre, alla fantasia. Vediamo se mettiamo qualcuno in più.
visto che ne ho, no, io li lascerei così, sono molto semplici. Allora, questo è il prodotto finale. Adesso vanno in frigo e a me serviranno, sicuramente mi serviranno per questa sera, per cui li metterò prima un po' in frigo e poi in freezer e ci vediamo dopo, faccio vedere il prodotto finito. A tra poco per voi. In una manciata di minuti e qualche oretta per il riposo nel frigorifero e il risultato è spettacolare, delle monoporzioni golosissime, facilissime da preparare che sono certa vi torneranno molto utile in quelle occasioni un po' particolari. Vi faccio vedere il prodotto finito, scendiamo giù. Allora, eccole qua, tadà, le mie mini cheesecake all'ananas. Le ho volute poi decorare con dei cristalli di zucchero e una scubettata di appunto ananas sopra. Sono facilissime, io le trovo carinissime da fare. Un'ottima idea, come vi dicevo appunto poc'anzi, quando non si ha magari la possibilità di servire una torta, ma anche semplicemente perché no, pur avendola invece la possibilità, e sono molto carine da vedere. Le vedo benissimo per un buffet, o magari per una merenda, o perché no, per un fine pasto tra amici o anche tra familiari. Andiamo alla prova assaggio, perché la facciamo insieme la prova assaggio. Vi mostro quella che ho realizzato, quelle che ho realizzato senza lo stappo appunto per muffin. E vi ricordo sempre che comunque in qualsiasi momento potete cambiare come volete voi il tipo di frutta. Guardate la meraviglia. E adesso andiamo alla prova assaggio. No, vabbè. Ragazzi, uno spettacolo. La crema è delicata, si sposa benissimo con la base. L'ananas in pezzi impreziosisce proprio tutto il composto e lo rende fresco, goloso, non stucchevole, eh? Saporito. La croccantezza poi degli anellini di zucchero lo rendono meravigliosamente. No, vabbè. Ragazzi, provateli, farete un figurone. Seguite la mia ricetta passo passo e farete. Tanto buono tutto. Un figurone davvero. Ragazzi, con le dosi che vedrete poi, vi posterò tutto in sovraimpressione, sono uscite 20 mini cheesecake. Quindi, se volete anche apparecchiare un bellissimo tavolo da buffet, è una dose abbastanza massiccia, ne escono 20, quindi insomma farete un figurone. Magari pensate su un bel tavolo in diversi gusti, farete, ribadisco, un figurone. Quindi, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella in modo tale che voi siate avvisati tutte le volte che c'è un nuovo video. Tanti pollici in su, tanti, tanti, tanti. Fatemi capire, fatemi sapere appunto che questa tipologia di video vi piace. Lasciatemi tanti commenti, fatemi sapere come le realizzate, se le realizzate nello stesso gusto con le quali ho fatto io, quindi con l'ananas, o magari se cambiate. Fatemi sapere come le fate, mandatemi tante foto, come sempre vi ricordo che sono raggiungibilissima su tutti i social media, quindi Facebook, Instagram, Direct, sapete benissimo che sono assolutamente raggiungibile. Grazie, vi ringrazio anche per le tante email a samuelagiove@gmail.com, potete assolutamente scriverle, ma trovate l'indirizzo qua in sovraimpressione. E come sempre vi ricordo che tutti i miei video li trovate sulla piattaforma YouTube ogni venerdì alle 18 puntuali, puntuali. Vi ricordo che per iscrivervi al mio canale non dovete fare altro che pigiare il pulsante rosso che trovate in basso, lo cliccate, è assolutamente gratuito e assolutamente facilissimo da fare. Vi ricordo come sempre che con Sam in cucina, aspettate però prima un abbraccio grande grande come sempre, con Sam in cucina. Ogni creazione, no ragazzi, il profumo, ma la bellezza, quanto sono belli, è divina! Vi aspetto al prossimo video, alla prossima ricetta. Un bacione grande grande a tutti. Mua!